Buongiorno a tutti, sono Emanuele, siamo ancora in epoca di Covid-19, per cui sono ancora qua nella mia sala, ho fatto un po' di spazio e oggi vedremo una figura che mi è stata richiesta, che si chiama Giro a destra esitato nel Valzervento. È una figura già abbastanza avanzata, non è complicata, però non è neanche semplice, soprattutto se ci mettiamo in movimento della testa. È un giro a destra con una esitazione che adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere subito il giro, come funziona. Prendo un po' di spazio sulla destra, poi dopo capirete perché. E si fa in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi voi avrete notato che ho fatto 3 passi di giro a destra, 1, 2, il terzo è esitato, è per questo che si chiama esitato, e poi ho fatto il passo 4, 5, 6 del giro a sinistra, 4, 5, 6, quindi ho mischiato mezzo giro a destra e mezzo giro a sinistra, e per farlo ci devo fare un'esitazione in mezzo, altrimenti non viene, ok? Quindi ve lo faccio rivedere un attimo. Giro a destra esitato, 1, 2, 3, 4, 5, 6 per la dama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, andiamo alla spiegazione. Allora, la difficoltà qual è? La difficoltà sta nel passo 3, dove noi facciamo questo movimento di esitazione e al contempo dovremmo girare anche la testa, soprattutto la dama. Allora, partiamo dal cavaliere. Primo passo e secondo passo sono uguali a quelli del giro a destra normale chiuso. Quindi, avanti, comincio a girare a destra, a lato, a questo punto esito, quindi non metterò mai il peso sul piede destro, il passo 3, ma lo trascino spazzolando. Nel frattempo io, cavaliere, che ho già la testa rivolta o dritta o verso leggermente sinistra, accentuerò un pochino il movimento, sempre verso sinistra, intanto che tiro sulla gamba. Il movimento della testa deve essere contemporaneo a quello della gamba, ok? Quando sono arrivato vicino al piede sinistro, vado indietro, faccio i passi 4, 5, 6 del giro a sinistra, quindi vado indietro, cominciando a girare verso sinistra, a lato e chiudo. Lo faccio rivedere. Avanti, a lato, esito, indietro, a lato e chiudo. Ancora una volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi la difficoltà sta nel trascinare la gamba e allo stesso tempo spostare la testa e il corpo verso sinistra, allungandoci possibilmente, ok? Dopodiché, una volta che il piede è arrivato, ripartire all'indietro. Lo faccio vedere ancora una volta per il cavaliere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Questo per quello che riguarda il cavaliere. Per quello che riguarda la dama, i movimenti sono: i primi due passi sempre uguali a quelli del giro a destra normale, cambia il terzo, indietro cominciando a girare verso destra, a lato, a questo punto trascino la gamba, la dama ha la testa verso sinistra, trascinando la gamba la girerà verso la sua destra, poi parte in avanti, avanti, a lato e chiude, e con la testa ritorna verso sinistra. Ok? Faccio rivedere un attimo.
indietro, a lato, trascino, 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 avanti, a lato e chiudo. Non è difficilissimo, bisogna un po' abituarsi a tenere il tempo e a fare le due cose contemporaneamente, quindi trascinare il piede e girare la testa. I movimenti della testa sono sempre un po' difficilotti da fare, perché non siamo abituati. Siamo abituati, mentre balliamo, a stare fissi così. In questa figura in particolare possiamo anche stare fermi con la testa, però rende molto meno, ok? Se muoviamo anche la testa è un'altra figura, molto più bella. Faccio rivedere ancora una volta per la dama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi mi raccomando, il movimento della testa deve essere uguale a quello del piede che trascino. Quindi man mano che trascino il piede, giro la testa alla stessa velocità. Ok? Adesso provo a farvela vedere con la musica. Spero che si senta. Prima da cavaliere. Ecco. Ok, ancora una volta. Sono solo sui passi, quindi non aspettate chissà che cosa. Ok. E poi lo facciamo da dama. Ecco, io ho cercato di rallentare un po' la musica, forse avrei dovuto rallentarla un po' di più per far vedere bene il movimento, però poi in pista, già questo è un valzer lento abbastanza lento, in pista non abbiamo tutto questo tempo, quindi lo dobbiamo fare un pochino più veloce, ok? Però giusto per farvi capire com'è il movimento. Se volete provare all'inizio senza il movimento della testa, tanto per abituarvi al trascinamento della gamba, lo potete fare tranquillamente. Poi quando avete, diciamo, un po' più di padronanza, allora provate ad aggiungere anche il movimento di torsione, di rotazione della testa. Ok? Spero che sia stato, di essere stato chiaro per tutti. Vi ringrazio per averci seguito. Se volete iscrivervi al mio canale, così potete commentare, potete fare richieste, potete avere le notifiche di tutte le volte che vengono inseriti dei video, eccetera eccetera. Lo potete fare tranquillamente, tanto è tutto gratuito, ok? Ci vediamo con la prossima richiesta la prossima volta. Buona giornata a tutti, ciao ciao.